La grandezza, la maestosità, l'egocentrismo puro, colui che dinanzi porta una scorza dura e molto colorata. Vero Luke Cage, l'uomo che non deve far incazzare, frate. Postdota diventa un 3D energia, quindi entra a far parte del club del surfista d'argento, ovvero Silver Surfer. E quindi oggi, come ultimo giorno di season, proveremo a rompere tutto quello che c'è a disposizione da rompere con questo mazzettino qui. Belli miei, bentornati sul canale, sempre e comunque dal vostro capo. Come avete ben capito, il mazzettino che andremo a provare oggi è questo qui. Ho trovato questa lista col Silver Surfer, visto che è da tanto che non lo gioco e visto che il Silver Surfer vero e proprio che abbiamo imparato tutti a giocare è quello con Sebastian Shaw e con tante altre cose. Ovviamente non è questo mazzo, quindi variamo un po' con i mazzi. Sì, abbiamo Silver Surfer, ma non è l'effetto principale Silver Surfer a cui ruota questo mazzo, visto che abbiamo Altmat per Luke Cage, abbiamo Debris, abbiamo Black Widow e abbiamo Ironheart, che possono andare a girare tutti attorno al grande Wong. E dite voi, perché c'è sta merda? Non lo so, ma teoricamente con il ghost settato ci permette, anche se noi abbiamo prio, di far scoprire per primo le carte dell'avversario. Quindi sarebbe molto buono il turno 6, avendo già settato Sera, il turno 5, non lo so, fare Luke Cage, fare Silver Surfer, fare che cazzo ne so, fare pure un Azmat, capito? E fare un botto di punte, quindi andiamo subito a provarlo. Tralasciamo il fatto che ho preso veramente gli schiaffi, quindi... come ultimo giorno nel massimo. Quindi proviamo sto mazzettino. Io già Maximus lo farei, ma vorrei aspettare un attimino prima di fare Maximus, visto che Campelis è molto buono. Abbiamo subito sta merda che non mi ricordo neanche in che film Marvel l'ho visto. Mi sembra Ant-Man, non lo so. Poi vado a documentarmi su questa cosa perché non mi ricordo. Il problema qual è, raga? Il problema è che con Ghost il problema fondamentale è che non puoi fare quello che vuoi fare. Cioè, nel senso, in un meta che alla fin fine è bilanciato, perché abbiamo visto che il meta attuale è molto bilanciato, quindi aspettiamo domani, no, stasera per vedere quello che succede con l'innesto di questa nuova season. Brudda. Jubilee. Minions to me. Attenzione però, Attenzione. Ora, molto bella questa cosa. Bello anche Black Widow. Bello anche Silver Surfer, Luke Cage, Maximus. E Maximus ancora io me lo terrei. Farei solamente la Black Widow. Sì. Ora, con Ghost settato, la mia domanda è: ma l'effetto di Invisible Woman succede lo stesso, ma noi scoperchiamo dopo, oppure cazzo ne so? Boh, lo scopriremo più avanti. Che cosa mi puoi dare tu al turno 6? Mi puoi far pescare Wong per fare cose molto belle, sai? Giocherei soltanto Maximus, ma Maximus lo giocherei qui e basta. Anche perché così facendo Wong andrebbe a costare 3, eh? Perfetto, se ci esce Wong. Altrimenti ce lo prendiamo in quel posto. Agile. Dici tu. Dici tu. Dammi Wong. Dai. Oh. Vediamo. Guardate, se il fantasma si rende veramente utile in questa partita, non lo so. Cioè, alla prima, tra l'altro, capito? Il problema è che sicuramente qui ci sarà Modok, qui ci sarà Ela. E non può farci nulla. Io non c'ho nulla che contrasti un ongoing. Non c'ho Shango, c'ho un cazzo in questo mazzo. Dici tu. E mi sa che ho perso, raga. Ma mi sa che ho perso, sì. Vediamo. Ma perché il tribunale mi giochi così? Modok. No. No. Minions to me. Behold my mighty hand. Ma ho perso ugualmente perché ce l'ho infinata.
Raga, che cazzo gli devo raccontare sto tizio io? Vabbè, prossimo game, il ragazzo ci mostra subito. E semplicemente che lui c'ha un destro e dici tu, t'abbracci. Io farei Maximus. E poi farei Black Widow sul bar di Luke. Sì, Black Widow sul bar di Luke mi sembra l'ideale. E cosa ne pensi di sto mazzo attualmente? Che è una merda. Vabbè, c'è da dire che non potevamo fare nulla per le carte che abbiamo nella partita scorsa con Ela, Modok e cosa, come cazzo si chiama, con la donna invisibile. Vediamo di cercare di fare meglio qui contro un Destroy. Frate, ma mezzo che Deadpool non gli è tornato in mano? Io ti continuo a fare questa cosa con Black Widow, sai? Cazzo me frega. Il problema è questo, che io non posso contrastargli, che ne so, tipo il Venom o il Death oppure nulla, e non li posso contrastare con Shang. E questo è il problema, perché non ce l'ha. Però già Azumath e Luke Cage ce l'abbiamo per il turno 6. Ora il turno 5 facciamo sicuramente Sera. Dici, tu lo giochi. Ok. Di nuovo, sì, non peschi. Turno 6, che cosa ci abbiamo? Ci abbiamo Luke Cage, costo 2, ci abbiamo Azumath a costo 1. Ci abbiamo anche 3 di energia da poter spendere in qualche modo. Vabbè, sicuramente tu mi giochi. Carissima! Carissima! Io che cazzo te dico io? Cazzo te dico io? Abbiamo Brood. Abbiamo Azumath e Luke Cage. E basta. Non lo so, secondo me conviene di più fare una roba del genere. Però è anche vero che lui mettermi qualcosa come Knull o Venom. Però io ugualmente devo far così. Beh, andiamo su due location, no? Andiamo su due location e vediamo come va. Cazzo, ci frega. No, ma questo è embriaco. No, ma questo sta veramente tutto embriaco. Sta veramente tutto embriaco questo. Non c'è niente da fare. Vabbè, oh, comunque la win l'ha portata a casa intanto sto mazzo. E dici tu, ci sta. Il problema è che io ne chiedo anche un'altra. Perché se ci pensi alla logica di sto mazzo, cioè, la logica di sto mazzo che cosa vuole? Vuole che tu setti intanto Nebula di turno 1, che è ottima. Poi, Vasca di clonazione è molto buona. È la mia Black Widow. E così facendo gli posso fare in modo che lui non peschi mai. Metti che. Ok, perfetto. Mi sa che non gioco un cazzo adesso. Dici Dazzler. Oh, la sinergia di sto mazzo qual è? È quella di avere un bel po' di carte di costo 3. Ah. Dici tu. Ma sai qual è il problema? Non è questo. Io ti faccio doppia nebula adesso. Faccio doppia nebula, ti faccio anche Iron Heart. Oppure posso pensare di fare Debris. Ma Debris a me serve la cosa? Perché ricordiamo che lui c'ha la doppia d'Adler. Lui farà un botto di punti. Posso anche pensare di fare Iron Heart. Oppure fare la Black Widow qui. Faccio qui. Vabbè, non mi interessa questo, dai, non mi interessa. Non mi interessa perché adesso andremo a fare la bellissima e sontuosissima e sinuosa sera. Poi abbiamo, ovviamente. Quanto spingono queste due nebule settate? Abbiamo ovviamente il doppio. Blumar, guarda che bella sta variant! È dell'album nuovo, ma bellissima sta variante, frate, bellissima. Ora, abbiamo Brood, abbiamo Luke Cage, abbiamo. Non abbiamo Azumath, quindi Luke Cage, cazzo non voglio. Brood. Iron Heart e Silver Surfer. E si ritira. Però non è malvagio sto mazzo, raga, gira abbastanza bene. Cioè, capito? Ora, tralasciamo che le uniche carte che non abbiamo trovato sono quelle che
esponenzialmente sono quelle più utili, come Wong e Azmat e anche Maximus, perché per essere una 2-6 è veramente buona da poter giocare. Dico, ma perché non giochi il Ghost? Raga, ma il Ghost, nel senso, io lo vorrei giocare, perché per essere come carta di costo 3 ha un bel po' di forza buona, no? Sì, fate tutto quello che vuoi, però ogni volta una location che distrugge con un destroy contro e tu mi annichilisci mentalmente se già mi presenti tutto questo a inizio gioco, cioè a inizio game, capito? Giochiamo Maximus, giochiamo Black Widow. Ti devo dire, lo facciamo pescare. Ah, e ti ho beccato anche il mazzettino. Vabbè, giochiamo Ghost adesso. Lo giochiamo adesso il fantasma, eh? No. Vabbè, lui si scarta Zabbo. Insomma, eh. Grazie che mi fai fare sera, ma... Vabbè, non è un problema questo, dai. Non è un problema questo, non è assolutamente un problema questo. Il problema dove sorge? No? Ok. Tanto non quanto adesso il problema. Bisogna vedere che cosa mi dà adesso. G-Brood. Brood è una merda, frate, perché io non posso andare a giocarlo. E si distruggono. Però dici tu, ha senso giocargli qualcosa, visto che tu qua stai vincendo. Eppure tu c'hai ragione, visto che giocando Azmat qui, alla fin fine, lui tanto non si upgrada e via. Guarda, ti snappo pure, fratello, voglio vedere, perché sicuramente lui c'è una Stadior di costo 1 da poter giocare, quindi altri 5 di energia da poter usufruire. Ma sto mazzo l'abbiamo collaudato già, quindi sappiamo a cosa andiamo incontro. Bello, allora al centro vinciamo e vinciamo anche a sinistra e abbiamo vinto. Nel senso, se avessimo giocato Azmat al centro avremmo comunque vinto per differenza. Però meglio così, alla fine lui si è concentrato più che altro a destra, visto che sapeva che indipendentemente avrebbe perso al centro. Guarda, gli voglio dare l'ultimissima possibilità a sto mazzo di sorprendermi, visto che ancora non mi ha dato una bella combo, bella potente, capito? Tipo Wong cose. Cioè, nel senso, il massimo sarebbe Wong, Azmat, Silver Surfer e Luke Cage da poter giocare. X-Mansion, Maximus. Anche se gli do una mano esponenziale facendo Maximus. No, non lo gioco, frate. Non lo gioco Maximus. Fammi giocare cosa? La Black Widow. Molto meglio così. Che mi dai? Ah, come Shuri. Vabbè, oh. Manco male, dici tu, no? Io manco male. Dici tu... Wong ha senso farlo qui? Sì, nel senso che non credo che mi giochi qualcosa su Ala. Sicuramente io andrò a fare una roba del genere, io andrò a mettere Azmat, io andrò a mettere Silver Surfer e già gli slot ce l'ho belli occupati, per essere. Boh, giochiamo Wong. Frate, gli ha briccato il mazzo al Thanos e io giocherei anche Sera. E poi che cosa abbiamo da fare il turno 6? Abbiamo da fare gli Luke Cage a costo 2, Azmat a costo 1, andiamo a 3, Brood a costo 2, andiamo a 5 e Silver Surfer. Cazzo, non possiamo fare Silver Surfer. Peccato. Però possiamo fare Maximus, eh. Cioè abbiamo Maximus da fare molto forte. Cazzolata. Frate, ma che cos'è quel visione? Che tra l'altro non se l'era neanche tolto questo. Non ha senso neanche fargli il Ghost. Il Got. Adesso. Quindi. Giocherei. Aprio lui. Sì, aprio lui. Azmat qui. Brood qui. Luke Cage qui e Maximus, frate. Maximus.
Perché no? Alla fine di tutto sì, ma lui c'ha un visione bello grosso da poter buttare dentro. Questo sì. Però bisogna anche vedere come... Fatto anche una bella giocata col Magneto, eh? Però frate, non è servito. Non è servito. Il mazzo ha girato. E non è una merda. Il mazzo ha girato con tutto che abbiamo avuto nel mazzo. Proprio lei, il fantasma. Non è che mi sta sul cazzo questa carta. Però converrete con me nel senso a dire che c'è una miriade di persone che gioca Lyot, me compreso. Quindi, facendo il Ghost, noi avvantaggiamo quel tipo di giocata lì. No? Metti il Junk, che sicuramente ci avranno una Lyot di turno 6. Metti un Lockdown. Però alla fin fine non ne abbiamo trovati. Non ne abbiamo trovati. Manco mezzo l'abbiamo trovato. Quindi alla fin fine mi ha anche sorpreso sto mazzo. Io non pensavo di fare tali risultati. E niente, raga. Domani inizia la nuova season. Cioè, stasera inizia la nuova season. Quindi vi aspetto domani al prossimo video. Bella. Ciao.